Palazzo Lascaris ha ospitato la conferenza stampa Corecom tra realtà e prospettive per illustrare le attività svolte nel 2012 e quelle programmate dal Comitato regionale per le comunicazioni nel 2013. Il Corecom ha presentato la propria relazione sull'anno 2012. Io voglio ringraziare innanzitutto gli amministratori del Corecom, perché Corecom Piemonte è un punto di riferimento per i Corecom nazionali, ha avuto un grande successo, questo è positivo, sulle conciliazioni per le cosiddette bollette pazze, oltre 2 milioni di euro risparmiati dai cittadini piemontesi, speriamo che si possa andare ulteriormente in avanti, e soprattutto è stata fatta anche una grande attività di monitoraggio sul segnale RAI. In molte zone, troppe zone del Piemonte non ricevono il TG Piemonte, e anche sul TV locale. Presentata anche la ricerca La TV che vorrei, realizzata dall'IRES Piemonte, per capire cosa chiedono i telespettatori e quale forza di penetrazione sul territorio abbiano le emittenti locali. In conclusione sono stati diffusi i dati del rapporto sul monitoraggio del pluralismo politico istituzionale nei TG ed extra TG, svolto in occasione delle recenti elezioni politiche. Nel 2012 abbiamo fatto risparmiare nelle conciliazioni ai cittadini piemontesi 2 milioni e 40 mila euro, quindi un risultato molto importante, perché al cittadino che si rivolge a noi non costa nemmeno un centesimo di euro. La seconda cosa, la ricerca che abbiamo presentato, una ricerca dal titolo La TV che vorrei, con uno spaccato su quello che i piemontesi vorrebbero dalle TV locali e dalla RAI regionale.